Anticipazioni Beautiful, venerdì 9 agosto 2019. Hope e Steffi continuano a lavorare insieme quando a un tratto vengono interrotte da Eric e Quinn, desiderosi di scoprire il verdetto del giudice. Steffi non ha dubbi. Bill farà qualsiasi cosa per riavvicinarsi al suo bambino se la sentenza sarà a suo sfavore. Ed è certa che si scatenerà una vera e propria guerra. Nel frattempo, nell'ufficio del giudice, McMullen prende la parola. Ha visto Katie e Bill confrontarsi in maniera educata, e ciò perché amano entrambi il frutto del loro passato amore. Bill ha commesso gravi errori, ma ciò non toglie che il rapporto padre e figlio sia un qualcosa di insostituibile. Le sue assenze sono però ingiustificabili. Dice che quando da lui commesso è deprecabile, ma ritiene che il suo pentimento sia sincero e che la voglia di cambiare sia grande. Nonostante ciò, a preoccuparlo sono i suoi momenti di eccesso di rabbia che potrebbero compromettere seriamente la crescita del ragazzino. Pertanto afferma che accetta la richiesta di affido esclusivo da parte di Katie, precisando che questa decisione potrà essere sempre cambiata se Bill dovesse dimostrare di essere un uomo migliore, e invita i presenti a ritornare in ufficio tra 6 mesi. Il magnate in lacrime promette a se stesso e a tutti i presenti che non li deluderà. Thorn e Ridge festeggiano. Katie fatica a contenere la tristezza, mentre Carter si congratula con lei. McMullen invece fissa Ridge. Justin si avvicina a Bill per rincuorarlo, mentre torna per dirgli che nessuno gli porterà via il figlio. Prima di andarsene, l'editore chiede all'ex di vedere Will quel pomeriggio. Lei accetta. Anche Brooke sarà presente. Rimasto solo, Bill non riesce a credere quanto accaduto. Brooke è con Liam e Wyatt per commentare il verdetto. Liam, quando ha modo di incrociare il genitore, lo prega di non sprecare l'ultima possibilità che gli è stata concessa dal giudice. Ridge chiama Eric per informarlo di quanto accaduto. Justin intanto sprona il suo capo a dimostrare chi è veramente. Ridge, sentendo quelle parole, corre dal giudice per ringraziarlo. McMullen, con aria un po' severa, lo invita a mantenere l'estremo riserbo sulla faccenda. Tornati a casa, Katie e Thorn spiegano al bambino quali saranno le novità cui dovrà abituarsi d'ora in avanti. Will stupisce tutti chiedendo se può davvero fidarsi del padre. Bill arriva proprio in quel preciso istante e dice di sì. Poi allarga le braccia e Will gli corre incontro. Katie e Brooke si commuovono.